chi frequenta i miei corsi invece sa tutto il resto. Bene, allora iniziamo, forse chiudiamo anche se non vi dispiace. Io ho subito il piacere di presentarvi il nostro ospite di oggi, che è il professor Angelo Guerraggio, che è un professore di matematica generale all'Università dell'Insubria di Varese, ma è soprattutto l'autore di questo libro che caldamente vi raccomando, perché è un libro molto appassionante oltre che interessante, e il quale affronta un tema altrettanto poco battuto di quello che abbiamo affrontato nel primo incontro. Mentre si sa molto e si è studiato molto della scienza, del ruolo degli scienziati nella seconda guerra mondiale, poco ancora, naturalmente, soprattutto qui, si sa dell'organizzazione della ricerca nell'Unione Sovietica, di cui abbiamo parlato l'altra volta, partendo dal caso Lysenko. Abbiamo imparato che si dice Lysenko, non Lysenko, Lysenko. E altrettanto, almeno per me, poco noto prima di leggere questo volume, era il ruolo in particolare degli scienziati italiani nella prima guerra mondiale, perché naturalmente di Fritz Haber, no, e di altre grandi e drammatiche figure, che poi sono stati i primi scienziati veramente coinvolti nella tecnologia militare su larga scala, ecco, credo che questo sia veramente un contributo significativo, oltre che, ripeto, una lettura appassionante. A discutere con il professor Guerraggio oggi ci sono due colleghi che ringrazio, il professor Gustavo Corni, storico, e politologo, il professor Paolo Foradori. Naturalmente al termine ci sarà la possibilità di fare qualche breve domanda a cui risponderanno. E vi ricordo altresì il prossimo incontro, che è il terzo della serie, con Alberto Brodesco, che ci parlerà di un tema molto interessante, oltre che, credo, anche se non divertente, quantomeno appassionante dal punto di vista iconografico, che è Da Caproni a Heisenberg, scienza e politica sul piccolo grande schermo. Bene, do subito la parola allora al professor Guerraggio. Grazie. Quello basta. Grazie, io ringrazio il professor Bucchi per la presentazione, per l'invito ancora prima, per la presentazione, così come ringrazio i colleghi che con me discuteranno del libro e dei temi che ho trattato. Il libro è, almeno il tema è molto, come dire, semplice, chiaro: Prima Guerra Mondiale, e in particolare, come è stato detto, insomma, il ruolo che gli scienziati italiani hanno avuto nel 10 mesi del grande dibattito nazionale dal 28 luglio del 14, quando la guerra viene dichiarata, al 24 maggio del 15, quando anche l'Italia entra in guerra, e poi, cioè, quali sono state le loro idee, le loro opinioni, e poi che cosa hanno fatto concretamente quando la guerra è scoppiata, cosa hanno fatto dal 15 al 18 come cittadini e soprattutto come scienziati. Per me gli scienziati, è bene dirlo subito in questa mia chiacchierata, sono gli scienziati, sono solo, per me scienziati vuol dire matematici, fisici e chimici, quindi le scienze dure, con alcune ovvie, notevoli. Non parlo di medici, non parlo di psicologi, parlo solo di matematici, fisici e chimici. Il mio è un libro di storie e io vorrei raccontarvi adesso alcune di queste storie, di alcuni matematici, fisici e chimici italiani, che però si situano all'interno di un certo contesto. La motivazione di questo libro è un po', ecco, dico questo prima di parlare del libro, un po' la motivazione che mi ha portato a scrivere questo libro e in generale a fare operazioni di questo tipo, è mettere in evidenza il ruolo che gli scienziati, io soprattutto i matematici, però parlando della prima guerra mondiale non potevi non parlare, d'accordo, dei fisici, perché stretti cugini dei matematici, parlando della prima guerra mondiale non potevi non parlare dei chimici. Dicevo, la motivazione, mettere in evidenza sempre, appena fosse possibile, il ruolo che gli scienziati, i matematici italiani, hanno avuto nella storia di questo paese, perché è un ruolo che spesso viene
a mio avviso, trascurato. Non c'è nessuna rivendicazione particolare, non sono, come dire, del partito dei matematici, che appena possibile, lì c'è un matematico, lì ci sono stati, ma guarda cosa hanno fatto i matematici, né una visione agiografica, guarda cosa hanno fatto, sempre nel senso di bello positivo, sono matematici, fanno sempre delle cose, no, tutt'altro. Mettere in evidenza le cose che hanno fatto, le cose belle che hanno fatto, le cose importanti che hanno fatto, al di là del loro mestiere, inventare teoremi, ma che cosa hanno fatto di bello, di interessante dal punto di vista, qui si sta parlando, sociale, civile, assieme a ciò che non hanno, in taluni momenti della storia, non hanno fatto, che avrebbero dovuto fare, e momenti nei quali invece sono stati in silenzio. Questa è un po' la motivazione. Vi dicevo, è un libro di storie, e alcune di queste storie adesso io vi voglio raccontare, che però si svolge in un contesto che potete immaginare, e che però io vi voglio, voi ve lo immaginate, io vi voglio ricordare. È un contesto che non viene nel libro approfondito, perché non si può parlare di tutto, e poi anche se l'editore mi avesse dato 2000 pagine, per dire, cioè ci fosse stato spazio per, forse, probabilmente, di alcuni temi io non sarei stato in grado di parlare approfonditamente, perché sono dei temi nei quali si intrecciano diverse competenze e io, come dire, ne ho solo alcune di queste. I contesti in cui si raccontano queste storie sono anzitutto il contesto della guerra, vabbè, ovvio, e quindi c'è, attraverso il libro è attraversato da tutto il giudizio che gli storici, come dire, non gli storici della matematica o della scienza in questo caso, hanno sulla Prima Guerra Mondiale, se è stata bene o male che l'Italia sia intervenuta, interventismo-neutralismo, abbiamo fatto bene o non abbiamo fatto bene, gli stessi territori potevamo averli con una trattativa più o meno segreta a Londra, più o meno segreta con gli austriaci, eccetera eccetera, quindi la grande ricostruzione storica. E poi c'è questo fatto che della guerra, ma una cosa sulla quale adesso soprattutto insisto con la voce, è la prima guerra mondiale, ma per tanti versi è la prima guerra che dura, come voi sapete, qui vado veloce, è la prima guerra che dura 5 anni, che dura 4 anni abbondanti, è la prima guerra così vasta, è la prima guerra dove muoiono così un numero così elevato di giovani, è la prima guerra di tipo strategico, dove la strategia non è solo dove disporre le truppe sul campo di battaglia, ma dove disporre il proprio esercito, le proprie forze armate, non solo l'esercito, su un territorio vasto almeno quanto, fatemelo dire così, vasto quanto l'Europa. Vengo a temi per me più interessanti. È la prima guerra in cui c'è un rapporto particolare con la scienza, in quanto si usano delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche recenti. Veniva ricordato che è la guerra delle armi, viene ricordata la guerra delle armi chimiche. Il cloro i nostri chimici lo conoscevano già, però è la prima volta in cui c'è una data che rimane purtroppo nella storia del Novecento, Ypres, il professor Bucchi ricordava Fritz Haber, 22 aprile del 15, quando per la prima volta i tedeschi, alle dipendenze di questo chimico Fritz Haber, che non è un chimico qualsiasi, sintesi dell'ammoniaca, Bosch, premio Nobel nel 18, per capire che non stiamo parlando di un chimico qualsiasi, premio Nobel per la sintesi dell'ammoniaca nel 1918, inventa la tecnologia che permette di usare il cloro, che permette di usare le armi tossiche. È la guerra degli aeroplani, voi sapete, erano allora
una tecnologia ingegneristica quanto mai recente. I primi voli sono, non so, 1901, 1902, 15 anni, 10 anni prima. Mi pare di ricordare che la Manica fosse stata trasvolata nel 1909. Gli italiani avevano appena usato gli aerei per, nella guerra di Libia. Noi facciamo nell'11 guerra ai turchi per il possesso della Libia e per la prima volta usiamo gli aerei. Ma racconto questo particolare perché è un particolare quasi non ridicolo, fa tenerezza, che gli aerei non volano dall'Italia in Libia perché non avevano l'autonomia per fare il Mediterraneo. E allora gli aerei vengono, come dire, vengono smontati, imbarcati a Napoli sulle navi, vengono portati con le navi in Libia e lì vengono rimontati. Questa è l'aviazione nel 1911. Quindi, e il 15 è subito dopo, il 14, 15 è subito dopo. Gli aerei entrano come aerei solo da ricognizione, per vedere da, perché nella guerra del 15 i cannoni sparano lontano, i cannoni sparano anche una decina di chilometri, la grande Berta raggiunge addirittura questa distanza moltiplicata per 4, per 5, cioè non vedo più il cannone che mi spara addosso, ho bisogno di guardarlo dall'alto. E quindi i palloni, aerostatici, i dirigibili, gli aerei. Gli aerei entrano come, nella guerra come aerei da ricognizione e poi subito dopo, quasi subito dopo, cominciano a sparare. Ma all'inizio spara il, come dire, gli aerei sono monoposto e biposto, spara quello che sta dietro il pilota, spara con la rivoltella. Poi le mitragliatrici, ma la mitragliatrice non è una roba da ridere, fa sparare una mitragliatrice da un aereo di queste dimensioni, perché ci sono dei problemi di stabilità. E poi c'è il problema che se sparo non posso prendere le palle dell'elica, quindi ho un problema di sincronizzazione tra lo sparo. Beh, stavo dicendo, si usano delle tecnologie, è la prima guerra in cui si usano delle tecnologie così recenti, le armi chimiche, gli aerei, ci sono i sommergibili, no? Sommergibili ce l'hanno già prima, insomma sono tutte tecnologie recenti. I sommergibili vogliono dire anche capire dove sono, quindi indagini fisiche per capire il suono da dove proviene. E la stessa cosa succede per i cannoni, non li vedo, quindi ho bisogno di individuare la loro posizione tramite il suono che fa la palla di cannone quando esce dal cannone. E quindi ho bisogno di alcune vedette acustiche per dire che riescono. Ecco, questa è la prima guerra sempre, in cui gli uomini di scienza, e questo comincia a diventare, come dire, più interessante per la nostra storia, gli uomini di scienza vengono convocati per dare il loro contributo. Quindi non più la scienza ha prodotto, i militari vanno al supermercato della scienza e acquistano i vari prodotti che sono sugli scaffali, i militari e i politici. Qui per la prima volta, in questo per la prima volta c'è sempre una certa enfasi, ma la svolta è davvero reale, gli uomini di scienza vengono convocati, i militari non ne possono più degli inventori, che gli propinano delle idee strampalate, su 100 magari ce n'è una buona, dice basta con gli inventori, il tramonto della figura dell'inventore, voglio degli uomini di scienza che stiano lì a inventarmi le armi chimiche eccetera eccetera. Voi capite, veniva prima ricordata la seconda guerra mondiale, dove ha inizio Los Alamos, progetto Manhattan, fermi. Ecco, che li convoco per costruire la bomba atomica. Bene, questo succede per la prima volta, ovviamente con dimensioni più modeste, succede nella prima guerra mondiale. Apro una breve parentesi per dire che cosa fanno gli uomini di scienza in Italia concretamente quando la guerra scoppia, e loro fanno i chimici, fanno le armi chimiche. Fare le armi chimiche vuol dire ideare anzitutto delle maschere antigas che proteggano dalle armi nemiche e poi inventarsi un gas più potente, più micidiale di quello dei nemici. C'è una rincorsa
a un gas ancora più mortale, il gas mostarda. E Caporetto è anche per noi, autunno, ottobre, novembre del 17, è anche di nuovo l'utilizzo delle armi chimiche da parte dei tedeschi. I matematici fanno, che cosa fanno i matematici proprio dal punto di vista scientifico? I matematici fanno le tavole di tiro. Le tavole di tiro sono delle tavole che ti danno l'angolo con cui devi puntare il cannone in funzione della gittata che tu vuoi, della lunghezza del colpo che tu vuoi sparare. Ovviamente non puoi fare a quelli che sparano un seminario lì sul momento, devi dare delle tavole molto precise, eccetera, eccetera. Queste tavole c'erano già, avevano una certa diffusione dagli ultimi decenni dell'Ottocento, le tavole di Siacci, in italiano, meccanico razionale italiano, ma avevano lo svantaggio che erano tavole elaborate per la pianura, perché ovviamente la guerra si faceva in pianura. Qui da noi si fa, non sto a dirlo qua, Trento, qui da noi si fa in montagna, si fa sulle Dolomiti, si fa cioè in condizioni tali per cui il dislivello verticale tra il pezzo che spara e l'obiettivo da colpire è quasi dello stesso ordine di grandezza della gittata, e quindi le tavole di tiro ti sballano tutte. E poi le tavole di tiro cominciano a sballare perché la lunghezza è tale per cui devi anche tenere presente alcuni fenomeni banali, il vento, la rotazione terrestre, che finché colpisce a 500 metri, a 1 km, a 2 km puoi anche trascurarli, ma quanti chilometri che la palla percorre cominciano ad essere dell'ordine della decina di chilometri, questi fattori diventano importanti. I matematici, soprattutto c'è un matematico italiano che, come dire, vanta questo, Mauro Piccone, i matematici fanno questo. I matematici, adesso non entro nel dettaglio, ma i matematici riscoprono la definizione di iperbole, pensate, l'iperbole come luogo geometrico dei punti tali che rimane costante la differenza da due punti fissi detti fuori, proprio la definizione scolastica, la definizione di iperbole, riescono a scoprire questo per il fonotelemetro. Il fonotelemetro è un aggeggio per scoprire da dove mi stanno sparando e dove io devo sparare, per scoprire dal rumore fonotelemetro, per scoprire dal rumore che fa la palla di cannone, con la minore approssimazione possibile, dove sparano, dove sono le batterie nemiche. Bene, torno ai contesti nei quali si situano le storie che io spero prima o poi, magari voglio raccontarvi. Il fatto che gli uomini di scienza vengano convocati appositamente comincia a porre agli uomini di scienza i problemi etici. Cioè, comincia ad esserci, il contesto è quello in cui si comincia a parlare di pacifismo, si comincia a parlare di antimilitarismo. Io non sono uno storico, come dire, dell'antimilitarismo, ma non credo di andare molto lontano dal vero dicendo che a parte le singole persone, le singole testimonianze, queste interessano meno, ma dal punto di vista di un sentimento diffuso collettivo, l'antimilitarismo e il pacifismo si diffondono, uno quando la coscrizione diventa obbligatoria. Finché la guerra è una cosa che riguarda gli eserciti, solo gli eserciti, che si incontrano in un punto fuori dalla città, per 2 o 3 giorni, no. Ma quando la guerra comincia a diventare una cosa che riguarda tutti, o quasi tutti, quando gli uomini di scienza vengono convocati per costruirmi un'arma che provoca morte, allora problemi etici cominciano a esserci anche per gli uomini di scienza. E quindi queste storie che io vi racconto all'inizio del Novecento si situano in un'evoluzione della figura dello scienziato. Sono tante storie che si intrecciano, la figura dello scienziato che prende consapevolezza che la propria scienza è utilizzata anche per provocare morte.
della figura dello scienziato che, come dire, fa riferimento nei casi più nobili alla traduzione Dreyfus. Il caso Dreyfus era stato 20 anni prima, 15 anni prima. E allora si scontrano all'interno di questi intellettuali, uomini di scienza, intellettuali, che fanno riferimento alla traduzione Dreyfusarda, si cominciano a vedere coloro che pensano che la cultura sia la sfera dell'autonomia. Quindi un conto è la politica non deve entrare nelle aule universitarie, la politica non deve, vuol dire non bisogna firmare gli appelli per sostenere l'esercito del proprio paese. E quelli che invece pensano che l'intellettuale, anche uomo di scienza, si debba schierare e debba fare, e che non ci sia posto per l'autonomia del bello, del letterato e neanche dello scienziato. Ecco, questi sono tutti, alcuni dei fili che si sviluppano in questi anni. Nel libro si raccontano alcune storie. Per esempio, vorrei raccontarvi pochi minuti, soprattutto storie di matematici, ma comincio con un chimico, per dirvi come nella prima guerra mondiale cominciano tante cose che poi noi vediamo svolgersi nel corso del Novecento, però ci sono anche alcuni fatti, alcune sensazioni, che ci risultano strane, cioè di un mondo che è diverso da quello nostro che conosciamo. Vi racconto la storia di Ettore, in due minuti, la storia di Ettore Molinari. È un chimico sempre di idee di sinistra, è un anarchico, già si era fatto buttare fuori quando era ragazzo, faceva l'istituto tecnico a Conegliano perché aveva fondato un nucleo di propaganda rivoluzionaria. Continua a essere, lo sarà sempre fino alla fine, uomo di sinistra, anarchico. Si fa buttare fuori anche dalla Francia perché aveva fatto un ciclostile in cui spiegava come si costruivano le bombe. Quindi proprio la classica figura, non so se esiste la classica, ma insomma, dell'anarchico bombarolo. Bene. Pensate il percorso fatto da questa. Beh, poi viene espulso dalla Francia, torna in Italia, cambia mestiere, si mette a fare, oggi diremmo noi, il chimico industriale. Anche dei corsi in Bocconi al Politecnico di Milano. In breve diventa il chimico industriale più importante d'Italia e continua a essere anarchico. E allora pensate, il mondo era per certi versi diverso da quello attuale, ci sono delle situazioni che a noi sembrano davvero contraddittorie. Quest'uomo continua a professare idee anarchiche, è una bella persona, una bella figura, non è un opportunista, eppure va a dirigere negli anni di guerra la SIPE di Cengio. La SIPE di Cengio era la massima, la più importante fabbrica di esplosivi in Italia. Allora pensate, qualche riflessione ce lo fa fare, pensate quest'uomo che scrive nel 1917 Trattato di Chimica Generale, sono le uniche righe che, abbiate pazienza, vi leggo, delle parole che suscitano, io non so i vostri sentimenti pacifisti o meno, ma suscitano subito, come dire, un consenso di massima. Quando tutti i popoli, siamo nel 17, nel peggio momento, quando tutti i popoli che pagano con il loro sangue le follie criminose delle classi dirigenti non si lasceranno più ingannare dalle attraenti vernici idealiste con cui si mascherano i veri reconditi scopi di ogni guerra, allora la chimica cesserà di essere strumento di barbarie e tutta la sua meravigliosa attività sarà indirizzata ad accrescere il benessere materiale degli uomini di tutto il mondo senza distinzione di nazionalità e razza.
scriveva queste cose, ci credeva, ha continuato anche a crederci dopo la guerra. Eppure dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato, adesso non so se il sabato lavorassero o meno, dal lunedì al sabato il suo lavoro era dirigere la più grande fabbrica di esplosivi, di materiale esplosivo che c'era in Italia. Noi non ci siamo abituati. Che cosa si può dire? A parte una storia, quindi si può dire che non era ancora nata l'obiezione di coscienza. Non, soprattutto sono persone che non, come dire, la rivolta contro lo status quo, contro la guerra, la pace, è una cosa della politica, è una cosa che deve affermare il movimento socialista, che deve affermare il movimento anarchico, non è una cosa che può partire dal mio lavoro individuale. Il mio lavoro è un dato di fatto e io lo devo fare. Altre storie, queste di matematici. Il matematico di cui parlo di più, anche qui rimaniamo un po', almeno io rimango un po' perplesso, vi racconto queste due storie. Per esempio io vi parlo di Francesco Severi, un altro matematico, brevissima parentesi, comincio ad avere un po' il fiato corto per via del tempo che passa. Quando parlo di matematici, parlo di matematici perché io sono un matematico, perché sono quelli che sconosco meno, come si dice. Però tenete presente che stiamo parlando in quel periodo della comunità scientifica più importante che c'era in Italia. Stiamo parlando della matematica italiana che nelle graduatorie giornalistiche, che non esistevano ma che oggi sarebbero riprodotte, era la terza matematica del mondo dopo quella tedesca e quella francese, come un po' simbolicamente evidenziato dal fatto che fu affidato a Roma nel 1908 il terzo congresso internazionale dei matematici. Il primo 1900 a Parigi, magari qualcuno ricorda Hilbert, i 23 problemi, 1904 Heidelberg, la Germania, e non a caso, non Londra, Cambridge sarà 1912, e non a caso terzo congresso Roma 1908. Noi eravamo un paese giovanissimo, avevamo 40 anni di vita alle spalle. In 40 anni la matematica italiana quasi, adesso fatemelo dire come buttato, non è proprio vero, quasi non esisteva al momento dell'Unità d'Italia. Bene, in 40 anni, 1870, con Garibaldi 60, 70, bene, in 40 anni eravamo riusciti ad arrivare una grande nazione dal punto di vista della produzione matematica. Bene, quindi matematico perché sono matematico, ma matematico perché era la cosa più importante che c'era in Italia dal punto di vista scientifico. Il personaggio di cui parlo spesso anche in questo libro è Vito Volterra. Per farvi capire in poche battute chi era Vito Volterra, vi dico che era un professore, ovviamente ordinario, era normale di Pisa, poi era arrivato nel 1900 a Roma. Roma voleva dire il culmine della carriera accademica per un professore, era la capitale d'Italia, eccetera, eccetera. Viene nominato da Giolitti, è un caso che capitava anche altre volte, però insomma, non proprio a tutti. A me non è capitato di essere nominato senatore del regno, 1905, 1907 fonda la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, 1908 diritto, insomma è un pezzo grosso della matematica italiana, ha dato dei contributi, i matematici studiano ancora adesso, io non posso far altro che limitarmi ad una battuta, i matematici studiano ancora adesso l'analisi funzionale. Bene, l'analisi funzionale è stata inventata da Volterra, ovviamente concedetemi qualche scorciatoia, è stata inventata da Volterra nel 1887, per dire di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di un matematico che all'estero veniva considerato il signor scienza italiana. È brutto, è difficile, era il matematico più importante in Italia che c'era allora, negli anni a cavallo tra 800 e 900. Uomo rispettato, eccetera eccetera, senatore, era anche uomo, diciamolo subito, di potere. Bene. Per chiudere il discorso, sarà il primo presidente del CNR in Italia, sarà quello che fonda il CNR e ne sarà il primo presidente, quindi stiamo parlando di un personaggio che nel 14 aveva 54 anni,
Stiamo parlando di un personaggio moderato politicamente, veniva da destra, poi si era spostato su posizioni giolittiane, benestante, aveva fatto un buon matrimonio, viveva in quella che adesso, dico sempre per così come battuta, è attualmente la sede di Forza Italia, in San Lorenzo in Lucina, era la casa Volterra, cioè la casa Almagiafiano, perché del suocero, insomma. Per dire, era un benestante, era un moderato, era una persona, voglio dire, equilibrata, va. Non so se, cosa voglio dire equilibrata, ma adesso per capirci con una battuta. È una persona che quando è scoppiata la guerra di Libia, lui era contro la guerra di Libia, perché temeva che da questo incendio potesse, da questo fiammifero, potesse venire fuori un incendio. Quindi non so se sono riuscito con queste battute. Bene, quando scoppia la guerra europea, 28 luglio del 14, nel giro di poche settimane, le prime lettere che testimoniano questo suo atteggiamento interventista sono dell'agosto, quindi pochissime settimane, e questo si mette, permettete, a fare come un pazzo, si mette a fare come un pazzo a favore dell'interventismo italiano, a favore, a fianco di Francia, Inghilterra e Russia. Ecco, colpisce in questi uomini, dice, la maggior parte degli intellettuali, la maggior parte degli uomini di scienza sono interventisti, la maggior parte degli studiosi, la maggior parte degli studenti vuole la guerra. Questa è la cosa che, voglio dire, ognuno può fare le sue scelte, però colpisce come persone professionali e, come dire, generazionali, intellettuali, scienziati, studenti, studiosi, professori, che noi siamo abituati nella seconda metà del Novecento ad associare la bandierina a colori della pace, rimaniamo sorpresi dal fatto che questi sono, per la maggior parte, non ci sono referendum, non si capisce quanti a favore, la percentuale, ma sono a favore della guerra. E lo sono, anche questo fa qualche problema a me perlomeno, e lo sono con un entusiasmo aggressivo. Non sono persone di massi, tutto sommato, ma si forse meglio la guerra. No, sono persone che dichiarano. Voltaire c'ha 54 anni, c'aveva la sua vita ormai costruita, e questo si arruola volontario, non è il solo, a 55 anni nell'aviazione, sui dirigibili. E questo del patriottismo, del nazionalismo, della gioventù e della classe intellettuale di allora, questo rimane, io non do giudizi, però certo è un fatto che colpisce. Vi racconto quest'ultima storia e smetto. Sempre di un matematico, così al di là, Eugenio Elia Levi. È un matematico, non siamo a livello di Volterra, ma fatemelo dire così, però siamo sempre a livello di un professore ordinario di analisi infinitesimale a Genova, e siamo sempre a livello di uno che veniva considerato una grande speranza della matematica italiana. È ancora adesso citato, Eugenio Elia Levi, nei libri di storia della matematica per i suoi contributi in analisi complessa. Giovane, più giovane di Volterra, era dell'83, mi pare di ricordare, quindi aveva 31-32 anni. Anche lui aveva la sua carriera, 30 anni, 32 anni, poteva fare il professore, per carità, a dire io sono per la guerra, però continuare a fare il suo mestiere di professore di matematica. Pensate questo che cosa fa? Socialista, di tendenze, nel linguaggio della Prima Repubblica diremmo socialdemocratico, cioè socialista un po' di destra, moderato, vicino a Bissolati. Quando scoppia la... sono persone, Voltaire e Eugenio Elia Levi, che diventano amici e compagni d'avventura di Gabriele D'Annunzio, uno che non potevano sopportare perché lo consideravano un trombone, eppure in questo momento vanno con lui alla manifestazione di Quarto, le radiose giornate di maggio, per dare la spallata decisiva per l'entrata in guerra dell'Italia. Bene, cosa fa questo ragazzo, 32 anni? Si arruola volontario, d'accordo, va a fare la visita medica e non lo prendono, e non lo prendono perché lui è piccoletto, è un piccolino,
e non raggiunge i 154 centimetri che era il livello minimo per poter essere preso nell'esercito. Altezza del re. Adesso arriviamo al re, scusami. No, arriviamo al re. Togliere perché, no, anche, c'entra anche il re. Torna a Genova. Nel frattempo si dice, perché il re era piccoletto e quindi dice non sta bene che il re faccia, allora abbassano i 154, me lo ricordo, credo che lo abbiano abbassato a 150, ma il 150 o 151 non me lo ricordo, fate finta che sia 150. Lui supera i 150, allora chiede di rifare la visita medica, dicendo io adesso la nuova asticella dei 150 centimetri io la supero. Va a fare la visita medica e lo prendono. E lui va non negli uffici, va sul fronte. Succede poi che nell'autunno, posso sbagliare adesso di qualche dettaglio, fate conto che stiamo parlando del 15, fate conto che sia ottobre, esce una disposizione del governo, degli uffici amministrativi, scusate se adesso qualche termine non è del tutto esatto, che vieta ai funzionari dello Stato di un certo livello di arruolarsi volontario, perché si cominciava a capire che la guerra sarebbe stata lunga, non potevo sguarnire la macchina statale, perché ho bisogno che questi lavorino dietro, continuino a far funzionare il sistema paese, come si direbbe adesso. E i professori di prima fascia, come si direbbe oggi, erano considerati funzionari che insostituibili, quindi dovevano tornare indietro a lavorare. Lui a questa disposizione si oppone, oggi diremmo si oppone al TAR, perché dice questa disposizione non può avere valore retroattivo, avrà valore da quando è stata emanata in poi, io ero già nell'esercito, mi dovete lasciare stare. Il TAR, quello che era il TAR, gli dà ragione e lui rimane nell'esercito. A dicembre torna a Genova. Voi sapete che durante l'inverno la guerra praticamente non c'era, durante l'inverno la guerra era sospesa, si faceva quel minimo di attività di controllo perché i fronti non venissero cambiati, ma la guerra con novembre poi riapriva a marzo, diciamo così. Bene. Lui torna a Genova a fare i corsi, quelli che si facevano poche settimane, insomma in periodo di guerra, a fare i corsi, a fare gli esami, e il rettore gli dice io adesso farò votare dal senato accademico o da quello che esso è un documento per cui tu sei ritenuto personaggio insostituibile per la matematica e il funzionamento dell'università a Genova, in modo che tu sia costretto a rimanere qua. Lui minaccia di quererare il rettore se avesse fatto un gesto di questo tipo, e quindi a gennaio, febbraio, non lo so, torna sul fronte, muore a Caporetto nel 17. È chiaro che il commento cinico, il primo che ci viene, se l'è proprio cercata, ma questi erano i giovani, non sono tutti, non è che attraverso una storia tu racconti la storia di una nazione, la storia di una generazione, ma questi sono molti dei giovani studiosi, dei giovani professori universitari di allora, animati da questo sacro fuoco patriottico. Chiudo dicendo perché un Volterra e un Levi sono così scatenati per la guerra. Non sono, se sono riuscito a darvi l'idea, non sono dei personaggi muscolari, non hanno voglia di menare le mani, non sono persone di questo tipo. Sono contro la guerra, e questo inserisce un altro, primo perché la Germania ha invaso il Belgio, la Germania per andare in Francia ci vorrebbe andare dal nord, invade il Belgio, e il Belgio era un paese neutrale, queste cose non si fanno, pacta servanda sunt, e quindi non ci si comporta in questo modo, non ci si comporta come le truppe tedesche si sono comportate a Lovanio, distruggendo la cattedrale, distruggendo la biblioteca, l'antica biblioteca dell'università di Lovanio, facendo violenze sui civili e sulle donne del Belgio. E poi la guerra è una guerra, questo è un aggettivo che comincia a risuonare almeno dalla prima guerra mondiale nelle nostre orecchie, la guerra è una guerra giusta.
Questi sono quelli che vengono chiamati interventisti democratici, non sono, come dire, vi dicevo, gli muscolari, non sono quelli che da lì a 10 anni indosseranno la camicia nera. Questi sono delle persone, scusate la genericità dell'affermazione, sono persone democratiche, che però ritengono la guerra contro la barbarie germanica, questi sono i termini che usano, e l'unico che si appella a questo uso è Benedetto Croce. Bene, vogliono la guerra contro la Germania, perché è una guerra giusta, contro la barbarie tedesca, perché hanno invaso il Belgio, perché hanno fatto quello che hanno fatto a Lovagno, e terzo motivo, perché nell'ottobre hanno fatto circolare un manifesto firmato da 93 intellettuali tedeschi. Si rimane impressionati dal vedere quanti di questi 93 erano premi Nobel. La Germania era, anche dal punto di vista culturale, una grande potenza, era una grande nazione. Detto, vinceva premi Nobel da tutte le parti. Bene. Fa firmare a 93 prestigiosi intellettuali, da buon matematico osservo, da buon matematico nel senso che il cuore sempre va in quella direzione, Hilbert non firma Hilbert, firma però Felix Klein, programma di Erlangen, per capirci, è tra i firmatari. Bene, un manifesto in cui, con un tono abbastanza, da, oggi diremmo da pubbliche relazioni, da comunicazione, dice non è vero che la Germania ha fatto questo, non è vero che ha fatto questo, la Germania è il paese di Goethe, di Kant, di Beethoven, è il paese della cultura, e il militarismo prussiano serve a difendere la cultura tedesca e la cultura europea. Questo per persone come Voltaire è davvero troppo. Non si deve confondere, questa è la loro idea, non si deve mischiare la politica con la cultura. Noi apparteniamo, noi matematici, noi uomini di scienza, apparteniamo a un partito transnazionale, noi siamo l'elite intellettuale dell'Europa, non dobbiamo vendere la nostra firma al servizio in particolare del militarismo prussiano. E apro un breve inciso, ma è l'inciso col quale chiudo. Vi dicevo, non firma Hilbert, non firma, ma questa è un'altra storia, che semmai non firma Einstein redige un contromanifesto. Ecco, chiudo con questa battuta, redige un contro, non solo non firma, che non firmare già quando tutti firmano ti senti proprio un isolato, ti senti proprio un antitedesco, te lo dicono, un antipatriottico, sei venduto allo straniero. Beh, non firma, ma redige un manifesto per la pace. Io adesso non ve lo voglio leggere neanche un passo, per la pace e per l'unità d'Europa nel 1914. È davvero, io rimango profetico. Beh, peccato, questo manifesto riceve 4 firme, una di Einstein, l'altra del coestensore del manifesto, Nicolai, il terzo nome, adesso chiedo scusa, non me lo ricordo, il quarto è, diciamo con tutto rispetto per coloro che hanno una certa età, è di un uomo di scienza che aveva superato gli 80 anni. E che lui, per non sbagliarsi, i manifesti li firma tutti e due, sia quello dei 93. Einstein perde 93-4. Questa è la fotografia, no, questa è una fotografia, ma una fotografia pesante del 1914. Grazie. Gustavo Corri, mi sembra che ci siano molti spunti da raccogliere il tuo storico. Sicuramente sì. Grazie a Guerraggio per la bella presentazione, per il bel libro che ha scritto, che ho avuto il piacere di leggere. E sicuramente tu metti l'accento con forza su scelte individuali, fai anche presente, come è giusto che sia, che queste scelte individuali non possono essere di per sé stesse rappresentative di una totalità. Non stiamo facendo un campione sociologico, tanto per restare in quest'aula dove io ho insegnato per tanti anni, ma certamente non c'è dubbio che il 93-4 con cui il grande fisico Einstein perde
la gara dei manifesti è significativa. È anche significativo, tu non l'hai detto per brevità, che manifesti di questo tipo vengono redatti in Francia, in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, e non so se in Italia, ma sono, circolano, soprattutto all'inizio della guerra, tra il 14 e il 15, queste prese pubbliche di posizione da parte degli scienziati in quanto collettività. Quindi è vero che sono storie anche individuali, sono storie anche singole, ma se tutte queste storie le leggiamo dentro ai contesti, la cultura ha fatto cenno e che si potrebbero ampiamente moltiplicare di numero, noi ci rendiamo conto di una enorme responsabilità degli intellettuali in generale e degli scienziati nello specifico rispetto allo scatenamento della guerra e al sostegno della guerra. Ma questa responsabilità, come tu hai detto all'inizio, non consiste soltanto nel fatto che ci si schieri per la guerra, ma io credo che consista anche, e per certi versi soprattutto, per il fatto, è importante questo perché questi manifesti vengono pubblicati dai giornali, trovano ampia diffusione nei media e quindi soprattutto in società colte come quella inglese, quella francese, quella tedesca, meno in società dove il 40% della popolazione è analfabeta come quella italiana, questo tipo di posizioni sono largamente diffuse, fanno opinione a livello nazionale, a livello generale. Don qua che fa casino, ma è un classico suo. E quindi questo è sicuramente molto importante, però, e io ti voglio chiedere se nella tua replica, insomma, se entri un attimo su questo, in realtà queste non sono appunto l'unico contributo, ma il contributo è poi magari banalmente dei matematici che elaborano le tabelle, dei chimici che studiano il filtrino fatto apposta per proteggere, si fa per dire, tentare di proteggere dalla nitrite piuttosto che dalla mostarda, piuttosto che da qualche altro gas, che studiano sospensioni di un certo tipo per poter far andare i camion su per le strade sterrate di montagna, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè tutte le mille o la miriade di interventi di tipo forse più tecnologico che scientifico, ma senza la scienza la tecnologia, tu me lo insegni, voi me lo insegnate, non esiste, che in realtà fa funzionare gli apparati di guerra. E la domanda mia, cioè il problema mio è, al di là, su cui ti chiederei un intervento, al di là della partecipazione dei singoli, degli individui, al di là delle traiettorie individuali che sono anche traiettorie collettive, forse la prima guerra mondiale deve essere anche considerata come il primo momento della storia nel quale la scienza viene organizzata dallo Stato. Certo c'erano state le accademie nel 600, nel 700, l'Italia fu una volta pioniera delle accademie, poi aveva perso il treno come aveva perso tutti i treni tra 7 e 800, ma ricordiamo che l'Italia è stata pioniera nelle accademie culturali e scientifiche nell'età moderna. Bene, l'organizzazione della scienza come sistema, come apparato, perché non è importante, importantissimo riflettere certo sui percorsi individuali, sulle traiettorie individuali. Io credo però sia altrettanto importante, se non più importante, considerare il fatto che poi a un certo punto veramente c'è un intreccio funzionale tra scienza, tecnologia, Stato e guerra. E questo è nella prima guerra mondiale che assume, a mio parere, però tu correggimi se sbaglio o intendermi se dico qualcosa di troppo superficiale, questo è il primo momento della storia contemporanea nel quale, della storia dell'umanità, nel quale c'è un così stretto nesso e un così ben organizzato nesso tra la ricerca scientifica e la sua funzionalizzazione per scopi pratici, in particolare per gli scopi della guerra. E in qualche modo c'è il paradosso, perché i Volterra e i Levi e tutti gli altri che si indignano perché gli scienziati tedeschi hanno firmato il manifesto dei 93 finiscono per fare la stessa cosa, cioè magari non firmano manifesti ma poi danno un contributo, chi più o meno importante. Certo Levi Poretto stava al fronte, lui sta al fronte, ma Volterra e tanti altri
nelle università, nei laboratori, nei centri di ricerca, organizzano, lavorando per il Ministero degli Armamenti, lavorando per la guerra, organizzano la guerra, tengono in piedi la guerra, quindi fanno parte di quel complesso, estremamente complesso meccanismo che deve essere analizzato in tutte le sue parti per capire perché una guerra così assurda venga combattuta in modo così assurdo per 4 anni e mezzo, provocando la morte di 10 milioni di combattenti. Non si può spiegare solo con le scelte dei re, delle regine e dei generali, non si può spiegare solo con il ruolo dei cattivi maestri come D'Annunzio e i mille D'Annunzio che menano tra l'estate del 14 e la primavera del 15 in giro per l'Europa. Si può spiegare, secondo me, solo se noi teniamo conto della complessità e della varietà di elementi che tutti convergono nel mantenere, nel far funzionare il meccanismo della guerra. E questi, tra questi elementi, io credo uno dei più importanti è proprio la scienza. E la scienza al servizio della tecnologia, il nesso tra scienza e tecnologia e il nesso tra scienza, tecnologia e guerra. Quindi, proporrei questa riflessione alle parti, tu ne parli perché parli della nascita del CNR, ma ti pregherei magari, visto che hai concentrato il tuo intervento iniziale soprattutto sui percorsi individuali, magari in una replica, di porre l'accento anche su questi aspetti più strutturali che a mio avviso non sono meno importanti, anzi forse sono più decisivi di quanto non lo siano i percorsi individuali. Poi è chiaro che gli aspetti strutturali sono fatti dalle persone che uno per uno fanno quelle scelte, e quindi è importantissimo sapere quali scelte vengono fatte e quali sono i percorsi biografici, ma l'esito di questi percorsi biografici è una struttura sistemica che fa funzionare per la prima volta in un modo straordinariamente efficiente, bisogna dirlo, il nesso tra guerra, scienza e tecnologia. Paolo Corradino. Grazie. Peccato avere poco tempo per commentare un libro che è molto bello, che ho detto con grande piacere. Nei miei 10 minuti vorrei fare un commento, poi ho 2 domande e se ho tempo uno spot promozionale di un'attività mia personale, ma che è direttamente connessa con quanto c'è nel libro e soprattutto con le pagine finali in cui si parla di Russell, Einstein, il manifesto, eccetera, eccetera. Allora, il mio commento è che il libro da vincere, il libro è molto bello, è molto interessante, anche ben scritto, è una facile lettura, nonostante l'argomento non sia di più a me, non è una facile lettura prima di prendere sonno per il tema trattato, però è un libro molto bello, molto ricco e molto informativo, quindi decisamente un libro che consiglio caldamente. Il contributo principale del libro è senz'altro lo studio attento del caso italiano. È stato ricordato come il caso italiano è largamente trascurato, abbiamo una letteratura ricchissima sul caso tedesco, le archivi francesi in Belgio, il caso francese, eccetera, eccetera. Il caso italiano è molto meno analizzato, studiato, e la letteratura è molto meno ricca, quindi il libro diventa, credo, particolarmente interessante quando va appunto ad analizzare il caso specifico dei tanti scienziati italiani coinvolti in teologia italiana, di analizzare nel dettaglio anche appunto la vita tormentata, le scelte non facili di questi personaggi che sono stati ricordati, Vito Volterra, Antonio Carbasso, Mauro Picone. Ed è interessante naturalmente scoprire il forte impegno anche politico e intellettuale di questi personaggi, che è stato appunto ricordato dall'autore, il loro ruolo importante nel dibattito sull'interventismo, sul neutralismo e sorprendentemente appunto la forte presa di posizione di questi scienziati a favore del conflitto. C'è una frase molto efficace dell'autore che sono poche righe, che sintetizza bene, molto bene quello che sto dicendo, cioè l'obiezione di coscienza non è contemplata, quasi al 138, l'obiezione di coscienza non è contemplata, a maggior ragione quando il paese è in guerra. Quando il paese sceglie questa malaugurata opzione, non ci sono né se né ma, e il chimico deve dedicare tutte le sue energie al funzionamento dei laboratori e delle industrie che sostengono lo sforzo medico della patria. Messaggio chiaro e molto forte. Il libro poi enfatizza molto bene il complesso rapporto tra scienza e guerra, che è un tema di fondo in cui si inserisce il caso dei nostri scienziati durante il primo conflitto mondiale.
un tema che ha come fondamentale, che ha a che fare fondamentalmente con la natura intrinsecamente e direi insuperabilmente al duplice uso, o meglio a multiuso della scienza e della tecnologia. Questo vale naturalmente per le armi chimiche, ma vale per le armi biologiche, successivamente naturalmente per le armi nucleari. Le stesse tecnologie, le stesse persone, le stesse materiali, lo stesso sapere, lo stesso know-how che ci serve per produrre energia nucleare. Le stesse lampadine che accendono questa stanza probabilmente sono prodotte con l'energia nucleare francese che noi acquistiamo. Le stesse tecnologie, le stesse, ripeto, materiali e le stesse persone fondamentalmente possono usare queste splendide e utilissime discipline per applicazioni militari. E questo è il dramma fondamentale, questo è un filo rosso che lega le storie di questi tanti personaggi coinvolti nel libro oggi in discussione. Insomma, questo è poi appunto anche la varietà di profili e di discipline coinvolte, non solo naturalmente chimici, ma anche i biologi, i matematici, abbiamo già ricordato il calcolo del tiro, ingegneri, fisici, astronomi, meteorologi, tutti coinvolti in uno sforzo comune bellico del nostro paese. Quindi libro molto interessante, molto bello, consigliato. Mi rivolgo invece adesso all'autore con due questioni. La prima che fai con le armi chimiche, che sono al centro del libro, armi che sono considerate e percepite come armi inumane, come armi barbariche. Ci sono anche interessanti citazioni da Remarque, no, sul fronte occidentale, in cui appunto le armi chimiche sono descritte come armi criminali, barbariche, immorali, non a caso tra l'altro bandite poi dal protocollo di Ginevra del 25, poi successivamente bandite dalla convenzione del 93 sulle armi chimiche. Allora la domanda che io voglio porre al nostro relatore di oggi, ed è un tema che ho affrontato nel mio corso, nel corso di non proliferazione e disarmo, la specialistica, ed è un tema che tra l'altro in parte appunto nella triennale, un corso sull'analisi dei conflitti, è perché queste armi chimiche sono considerate umane, morali, da bandire. Mi domando, volevo la tua opinione, ma anche magari qualche riferimento su questo dibattito era appunto emerso nel post-guerra tra i chimici italiani. E la questione, così, come dire, non è così ovvia, e cioè per molti osservatori ad esempio non è chiaro perché l'uso di esplosivi che fanno a pezzi un corpo, oppure l'uso della baionetta che dissangua un soldato è lecito e moralmente diciamo possibile, diciamo, l'uso dell'arma convenzionale, mentre l'arma chimica, l'arma non convenzionale è appunto da bandire. Ancora una tua opinione, magari spostando un po' la questione dal primo conflitto all'attualità, il tema è sempre lo stesso, perché ad esempio la comunità internazionale è pronta ad intervenire militarmente in Siria quando diciamo un migliaio di persone vengono uccise con le armi chimiche, quando la stessa comunità internazionale è del tutto disinteressata, indifferente all'uccisione di 200.000 persone che muoiono con le armi convenzionali. Quindi se c'è una tua opinione personale, ma anche magari sulla scorta degli scienziati dell'epoca, sul perché le armi chimiche sono armi terribili, morali, da bandire. E la seconda domanda è sempre invece un po' più ampia, un po' la questione sull'evoluzione della sicurezza della tecnologia offensiva. Di nuovo il contesto, il tema generale del libro è quello tra scienza e guerra. E la mia domanda è, ed è una relazione strettissima, c'è una citazione anche qua, molto efficace di Piccone, di Mauro Piccone, lo scienziato, il matematico che ha guidato madre dei calcoli balistici, che dice nel 23, cito, in una futura guerra vinceranno gli eserciti che saranno tecnicamente più preparati, le future guerre saranno le guerre tra scienziati. La mia domanda allora è, come dire, se non c'è nella contemporaneità in qualche modo come dire, la vendetta di un Davide non tecnologico di fronte a un Golia high tech. Penso ad esempio al revival delle armi primitive, delle armi low tech, ad esempio da parte dei gruppi terroristici, o ad esempio nel caso dell'insorgenza armata in Afghanistan e in Iraq, dove appunto soldati armati in malo modo, o l'ISIS, oppure anche la
l'intifada dei coltelli di questi giorni a Gerusalemme, quindi la rivincita di un Davide appunto non tecnologico che riesce a mettere in difficoltà gli high tech, gli Stati Uniti armati di droni, un sistema di comando e controllo sofisticatissimo, l'amministrazione dei parlamentari, tecnologie satellitari e quant'altro, che mettono in difficoltà appunto un Golia high tech, dimostrando in qualche modo come nella sicurezza contemporanea queste armi super tecnologiche siano, per citare Mao, quasi dei tigri di carta. Fanno paura, sembrano potentissime, ma dopo di fatto gli Stati Uniti le prendono in Afghanistan, le prendono in Iraq e hanno difficoltà a scominare i gruppi terroristici. Questa è la seconda domanda, lo spot, se c'è un secondo, il libro si conclude con molte pagine finali sulla figura di Albert Einstein, il manifesto che lui scrive con Bertrand Russell, e questo manifesto in realtà poi dopo mi permette di fare uno spot sulle attività di Pargosh, che è citato anch'esso nel libro, è un'organizzazione internazionale inizialmente fondata sul manifesto di Russell Einstein, in cui scienziati sovietici e scienziati americani si incontrano a Pargosh, in Nuova Scozia, a cercare appunto di promuovere la non proliferazione del disarmo nucleare tra i due blocchi. Pargosh è appunto un'organizzazione internazionale ancora attiva, premio Nobel del 1995 per la pace, per il suo impegno nel disarmo. Io collaboro con Pargosh e in particolare negli ultimi anni ho partecipato alle attività di Pargosh Italia, che è in sbarco, il gruppo italiano di Pargosh, che tutti gli anni organizzano Winter School sulle montagne trentine ad Andolo. Quest'anno c'è un altro incontro che diciamo io codirigo sui temi del nucleare. Quindi chi è interessato a riprendere la discussione, appunto il dialogo tra scienziati e scienziati sociali, siete invitati a googlare Pargosh o Iso d'Arco e troverete appunto riferimenti a questa Winter School che ha prestigiosissimi relatori, scienziati, ma anche practitioners, policy makers coinvolti, o appuntare direttamente se volete sapere di più. Io grazie. Prima di dare la parola a Guerraggi per rispondere e riprendere questi temi, c'è la possibilità anche di qualche vostra domanda, commento. Mentre ci pensate, io vorrei aggiungere anche una mia domanda. È una cosa che è emersa sia nell'anteprima di questo ciclo di seminari, è stata il 6 agosto in occasione dei 70 anni della prima bomba atomica, ed è emersa anche nello scorso incontro sulla scienza all'epoca della guerra fredda, e riguarda quello che io definirei da un lato l'aspetto morale dell'essere scienziato, ma dall'altro lato, forse come sociologo, quello che intendo probabilmente è il ruolo sociale dello scienziato, cosa significa essere scienziato soprattutto in certi contesti, no? Per esempio Alessandro Mongili ci ha spiegato cosa significava essere scienziato nell'ex Unione Sovietica, che era una cosa piuttosto diversa dall'esserlo in altri paesi. Tu e voi con i vostri commenti ci avete dato qualche piccolo squarcio di cosa potesse essere uno scienziato nel 1915, no? All'inizio della prima guerra mondiale. A me per esempio quello che colpisce e oggi ci fa facilmente rabbrividire, ma è chiaro che in parte il senno di poi, quando noi leggiamo per esempio Feynman, premio Nobel per la fisica, che fa parte, che lavora allo Salamos con tutti gli altri, e lui racconta, mi sembra che il termine che utilizza sia esaltazione, quando ricevono la notizia che la bomba atomica ha funzionato, poi si saprà che ha fatto almeno 100.000 morti a Hiroshima, lui parla di esaltazione e racconta che hanno festeggiato lui e i suoi colleghi. Quindi diciamo, da un lato per noi oggi è facile, no? Dare un giudizio morale terribile sulle storie che tu racconti, dall'altro lato però forse appunto bisogna riflettere su che cosa significa essere scienziato in una società e soprattutto in certi contesti. In questo senso forse diciamo, vedo un'analogia, anche se molto diverse sono le situazioni, con la seconda guerra mondiale, perché la sensazione di molti dei soggetti che sono coinvolti, a cominciare da Einstein stesso quando scrive la famosa lettera,
e che probabilmente non c'è alternativa al progetto Manhattan, perché se no i tedeschi la fanno loro. Vi è venuta l'ispirazione per una domanda? Ci potete pensare ancora? Ah sì! Una curiosità. Innanzitutto a proposito della congiunzione scienza e politica. Avete usato ampiamente la parola tecnologia. 100 anni fa il termine tecnologia esisteva nei dizionari europei soltanto in tedesco, ma non era più usata. Era la parola tecnica, la parola usata. E per certi versi, mi pare, fosse concepita come una sorta di secolarizzazione dello scienziato. Ciò si prestò per certi versi favorevoli alla politica a dire chi è che paga la scienza? La pago io. Sono gli stati che pagavano la scienza, prevalentemente. E quindi richiamare gli scienziati a essere anche tecnici fu facile. È una questione rilevante, forse non so per la matematica, per la fisica, ma sicuramente per i psicologi dell'epoca. La psicologia sociale, la scienza all'epoca, fu fortemente mobilitata con questo senso. Gli scritti dell'epoca, di padre Agostino Gemelli e di altri dell'epoca, Giuseppe De Sanctis, Roma, il grande cattedratico all'epoca, in parte lo rivelano. Ecco, se potete dire qualcosa di più, grazie. Bene. Io ringrazio tutti i colleghi, tutti gli interventi, e spero adesso di, cercando di organizzare un discorso, come dire, che abbia un capo e una coda, di non dimenticare nessuno o pochi almeno degli spunti che mi sono venuti. Parto dal fondo, cioè dall'accenno che è stato fatto al movimento Pugwash, che io non conosco personalmente, non sono fisico, non sono interno a questo movimento. Però quando, immagino anche voi, quando avete sentito dell'esistenza di questo movimento, o magari già lo conoscete e avete sentito delle sue attività, la scuola, come è nato, l'incontro tra gli uomini di scienza americani e sovietici, beh, questa è la mia persona, questa è una bella storia nella quale noi ci riconosciamo, noi, a prescindere dal fatto che appunto ci lavoriamo meno, io no. Però è una bella storia nella quale, una bella storia intellettuale, è una bella storia dell'uomo di scienza del Novecento, nella quale ci riconosciamo. Qualunque siano poi le scelte che tu fai, se pensi che la guerra contro l'ISIS sia una guerra giusta oppure sia una stupidaggine, queste sono valutazioni che ognuno fa, politiche. Però il percorso ideale che è stato raccontato, che finito, perché nel senso che parliamo dell'oggi, con il è una storia bella nella quale ci riconosciamo, nella quale siamo fieri che abbiamo partecipato da spettatori anche lontani, ecco, ma tutto, abbiamo partecipato a questa storia degli uomini di scienza del Novecento, pensando questa storia come a inizio, appunto, all'inizio del secolo breve, che per noi lo facciamo cominciare nel 14, nel 15 anziché nel 17. Ecco, all'inizio le cose andavano diversamente. Voglio non ripetere le cose dette, ma dire alcune mi venivano in mente. Pensando agli uomini di scienza italiani, 1914, anni 10. Sono per la nostra società, dal punto di vista di cui mi occupo, sono anni belli. La scienza italiana, sempre scalcagnata, sempre alla ricerca di fondi, non glieli danno, soprattutto ai chimici, non gli danno mai soldi. I matematici, voi capite, con una carta e una penna il loro mestiere lo fanno, ma i chimici non glieli danno, loro a piangere misera, ad arrabbiarsi, a ricordare il tempo di Quintino Sella, ecco. Quindi
non stiamo parlando di una situazione ideale, no, situazione dell'Italia come la conosciamo, però bella nel senso che gli uomini di scienza, le punte, i più eminenti tra di loro, i più consapevoli, non erano, uso dei luoghi comuni ma così ci capiamo velocemente, non erano affatto rinchiusi nella loro torre, non pensavano solo ai fatti loro, erano persone che si occupavano dei fatti loro, cioè dimostravano teoremi, se facevano i matematici o l'equivalente, se facevano i fisici, eccetera, eccetera, ma per di più prendevano a cuore le sorti della collettività, cioè erano ambivano a essere uomini pubblici. Questa è una tradizione che viene in Italia dalla tradizione risorgimentale. La nostra scienza, vuol dire soprattutto matematica, non solo matematica, nasce con questo nel DNA, cioè questo impresso questo, nel senso che nasce a la metto in retorica, nasce a Curtatone Montanara, nasce pensando dobbiamo fare come l'Europa, dobbiamo agganciare la locomotiva, non si parlava ancora insomma, ma questo era, dicevamo la stessa cosa, dicevamo dobbiamo fare come i tedeschi, questo. Allora, gli anni, anche il 14, da questo punto di vista, è bello, nel senso che sono uomini di scienze che anziché pensare ai fatti loro, fanno parte della classe dirigente, essere professore universitario allora voleva dire far proprio parte dell'elite del paese, vuol dire star bene economicamente, non hai problemi. Anziché fare gli affari loro, decidono di scendere in campo, questo è l'aspetto positivo. Fin qui tutto bene. Vengono fuori, dicevo, dalla tradizione risorgimentale e dal caso Dreyfus, che è, soprattutto per i matematici, soprattutto per Volterra, ha voluto dire l'avvicinamento ai grandi matematici francesi, Poincaré, poi Borel, poi durante gli anni della guerra ci sarà Pellevé, un fisico come Langevin. E lì, con alcune contraddizioni, perché non si capisce bene se essere Dreyfusardo vuol dire essere contro la politica quando entra nella cultura, o essere Dreyfusardo vuol dire mettere anche tu i piedi dentro nella politica e stare dalla parte giusta, in quel momento decidi, per la maggior parte, che sei a favore della guerra. Apro un breve inciso, questo per la maggior parte, di uomini di scienza, pacifisti, no, neutralisti, nel libro io ne conosco uno solo di un certo nome ed è Tullio Levi Civita. Bene, Tullio Levi Civita, che era, vuol dire Ricicurbastro, vuol dire la fisica matematica, vuol dire le equazioni matematiche ad Einstein, vuol dire insomma un grande matematico, ecco, lui è per la neutralità. A dire il vero, la mia simpatia, voglio dire, va a Volterra. Levi Civita non si spende molto, io un po' l'ho studiato Levi Civita, l'hanno studiato altri miei colleghi, alla fine hanno trovato due testimonianze scritte, la seconda del 19, in cui Levi Civita dice io sono per l'internazionalismo scientifico. Può darsi che abbia scritto un sacco di lettere eccetera e che queste sono andate perdute, noi non possiamo farle, però voglio dire, non si è... Ecco, Volterra è uno che si spende, anche se le sue scelte lasciano molti dubbi, lasciano molti dubbi il fatto che questi, perché, ovviamente, perché questa gente, Volterra, e tutti, lui è una locomotiva che traina bene l'interventismo democratico in Italia, ma non è che sono tutti scemi ad aspettare quello che dice Voltaire, allora lo faccio anch'io. Stiamo parlando di persone che hanno un certo cervello, una certa autonomia, quindi sicuramente anche condizionate da quello che un mostro sacro come Voltaire dice, però ognuno ha la sua testa. Ecco perché per la maggior parte fanno questa scelta che oggi a distanza di 100 anni ci colpisce, non la capiamo. A loro parziale, non vogliamo giustificare nessuno, a loro parziale giustificazione vorrei ricordare due cose. Primo, che per questa generazione la guerra voleva dire nei loro ricordi
personali o della generazione precedente, voleva dire le guerre risorgimentali, voleva dire le guerre di liberazione, da là. Cioè la parola guerra aveva un significato positivo, nel senso che voleva dire essere l'affermazione di un movimento di democrazia. Seconda parziale giustificazione: questi non sapevano cosa fosse una guerra, non sapevano cosa sarebbe stata una guerra. Di nuovo, nei loro ricordi la guerra voleva dire, adesso non so, Solferino, voleva dire un posto dove due eserciti convergono e combattono, si menano per 3-4 giorni, non so per quante ore, morti, certo, guerra, ma tra i soldati. Dopo l'esercito vincitore possiamo lasciare pensare che si sarebbe abbandonato a delle violenze, saccheggi, violenze nei confronti della popolazione civile per 2-3 giorni, non voglio fare il cinico, ma voglio dire tutto molto, e poi la pace con un rituale cavalleresco della stretta di mano tra il vincitore e il vinto. Questa era la guerra ottocentesca. Non sapevano cosa sarebbe stata la guerra del Novecento. La guerra, sono stato a presentare il libro a Solferino, mi hanno detto, c'era uno storico locale, a Solferino di popolazione civile ne sono morti due. Poi, a parte un numero imprecisato, vabbè, perché l'acqua è stata avvelenata, l'acqua, la falda, come dire, acquifera, ma questo non si riesce a capire che danni ha avuto, ma due morti, due. Ecco, è chiaro che questi non capiscono cosa sta succedendo, ma non è un fatto, la prima guerra mondiale è l'ignoto, è la novità, non sanno a che cosa vanno incontro. Questi pensavano tutti, francesi, tedeschi, inglesi, luglio del 14, che a Natale sarebbero tornati a casa perché la guerra sarebbe stata finita. Questo pensavano della prima guerra mondiale. Allora, voglio dire, poi così che interesse, cioè guerraggio giustifica, non ha nessun valore, ma per dire come la coscienza dello scienziato, cioè si diventa, la dico in modo un po', si diventa purtroppo pacifisti dopo le guerre, si diventa pacifisti quando si conosce una guerra. Si diventa pacifisti dopo la bomba atomica, e non a caso molti di quelli che hanno fatto la bomba atomica, dopo aver visto che cosa avevano fatto, sono diventati molto del movimento pacifista, spero adesso di non dire proprio delle cose inesatte, nella seconda metà del Novecento. Questi non lo sapevano che cosa sarebbe diventato. Domande specifiche. Ho taciuto e voglio dire due parole. Ecco, quello che non si riesce a capire, io non riesco a capire per i matematici, bisognerebbe essere uno storico storico. Quello che non si riesce a capire è questo, come dire, questo amore, questo patriottismo. Ecco, questo è un sentimento. È chiaro, la patria era una cosa ancora positiva, la patria era una cosa appena fatta, appena conquistata, era. Però il cambiamento che avviene nei matematici, io di loro solo posso dire e dico alcune cose, ecco, questo per cui diventano così patriottici e nazionalisti nel giro di... Ecco, questo rimane ugualmente per me sconcertante. Dicevo, non ho parlato dell'organizzazione scientifica, voglio dire due parole, come esce dalla guerra. Come diceva il collega, la prima guerra mondiale è il momento in cui la gente, la guerra è importante, la guerra purtroppo è un fatto importante per la società, si capisce che, come veniva citato, le prossime guerre le vinceranno gli ingegneri, le vinceranno i tecnici, le vinceranno gli scienziati. È vero che ci può essere sempre, non so, per la mia generazione c'è sempre il Davide, come era l'espressione che dicevi, Davide Notec, per la mia generazione il Vietnam, d'accordo, in realtà non è proprio così, c'aveva Russia e Cina alle spalle, però insomma il Vietnam era davvero il povero, come dire, senza le armi che aveva il colosso statunitense, sia pure pensando che avesse l'aiuto, qualche aiuto da parte di Russia e di Cina. Dicevo, la prima guerra mondiale è il momento in cui lo Stato entra nella gestione della scienza,
E questa è una storia, anche questa importante, che è la prima guerra in cui, come dire, il tormentone che ci ha un po' accompagnato, che fa impallidire quello che faceva Napoleone, cioè la rivoluzione francese e Napoleone nella storia della scienza è il primo momento in cui il potere politico rivoluzionario e il potere militare si accorge che gli scienziati è gente che te li devi portare anche in Egitto, perché insomma sono persone importanti per la costruzione della società. Ecco, noi all'inizio del Novecento capiamo che le guerre si vincono con gli uomini di scienza. Che cosa succede? Succede, dicevo, che all'inizio gli scienziati sono considerati la stregua di inventori, e io ti mando sempre la famosa letterina, ti dicevo, c'è un modo magnifico per costruire la baionetta, quasi sempre era una stupidaggine. Ci si accorge invece che gli scienziati li devi sfruttare, li devi utilizzare in guerra, devono, se si vuole, pagare il prezzo dal fatto che la società li mantiene. La società li mantiene, gli dà uno stipendio, è nata ormai la figura del matematico di professione, non solo del matematico, questi non sono più al mecenatismo di qualche principe dell'accademia, o questa è gente pagata che riceve uno stipendio, la società li mantiene. È giusto il momento in cui questi devono ridare parte di quello che è. E allora nascono queste varie associazioni. I motori sono due, uno è la Francia, c'è un personaggio politico che ho citato, un matematico Penlevé, che è ministro, varie vicende ovviamente, è ministro della guerra, ma è anche primo ministro, quindi è un personaggio di rilievo. Pensate, un matematico primo ministro, questo di nuovo per dire, noi non ci siamo abituati. E Poincaré, anche lui è stato primo ministro, presidente. Esatto. Due matematici. E il ministro della difesa, adesso Langevin, un fisico, sì. Cioè stiamo parlando di questi personaggi. Bene, lui vuole organizzare gli scienziati, e quindi basta gli uffici invenzioni, parola invenzioni la dico in senso spregiativo in questo contesto, basta ufficio invenzioni, ma ufficio invenzioni e ricerche. Io voglio degli scienziati seri, non voglio l'Archimede pitagorico che mi inventa chissà che cosa. No, io voglio delle persone serie che hanno fatto i loro studi, gente anche un po' pallosa, ma gente seria, affidabile. Qui la battuta verrebbe facile sul fatto che Voltaire era stato il primo presidente del CNR, Guglielmo Marconi il secondo, ma è un discorso che mi porterebbe troppo lontano. Guglielmo Marconi, perché Marconi non è laureato, Marconi non ha neanche non ha finito gli studi. Beh, ma questo è un discorso. Beh, la Francia, e Voltaire era sempre molto filo francese, dice qua dobbiamo fare come i francesi, e allora noi copiamo il modello francese. L'altro, tra le tante cose che non abbiamo detto, la prima guerra mondiale è la prima, in cui ci sono gli Stati Uniti, e voi capite, il Novecento nasce anche per, io non ho mai citato la parola Stati Uniti, ma questi entrano in guerra, e soprattutto questi entrano con la National Academy dicendo qui quello, la sinergia che abbiamo istituito tra le forze alleate, Stati Uniti, francesi, inglesi, italiani. Gli italiani all'inizio erano visti con molto sospetto, perché noi non avevamo dichiarato guerra alla Germania, avevamo dichiarato solo guerra all'Austria. E quindi di certe cose non venivamo messi a parte, perché avevamo ancora una posizione. La nostra politica estera all'estero non è che sia vista sempre come una cosa molto lineare. Bene, la sinergia che noi abbiamo messo in piedi dobbiamo capitalizzarla anche per il futuro. A questi interessava, comincia a interessare il dominio del mondo, comincia a interessare. Mettiamo assieme le nostre forze dal punto di vista dell'organizzazione scientifica per assicurare la vittoria Versailles e poi la prosperità economica del dopoguerra. Tra le tante cose che non ho detto è che la guerra non finisce dal punto di vista scientifico il 4 novembre 1918, ma va avanti quasi per un decennio, nel senso che quasi per un decennio, per i matematici per un decennio, per altri qualche anno prima,
c'è in atto una forte azione di boicottaggio nei confronti degli uomini di scienza tedeschi, austriaci, insomma, è la Germania il punto di riferimento. E quindi tu Germania hai perso la guerra, tu Germania hai scatenato la guerra, tu Germania adesso paghi, nel senso che i tuoi uomini di scienza li mettiamo ai margini e non fai parte degli organismi internazionali che, come dire, gestiscono il nuovo decennio. E questo boicottaggio finirà a metà degli anni 20. I francesi saranno, soprattutto i Falchi, avevano avuto quello che avevano avuto, insomma. Parliamo, è giusto, la storia non si fa con gli individui, ma parliamo anche di persone cui figli, molti dei quali avevano perso i figli in guerra. Questi, mi ricordo il cardinale, adesso cito a memoria il cardinale di Parigi, che diceva che perdonare nel 18, perdonare, questo è un uomo di chiesa, perdonare significa rendersi complici di quello che è stato fatto. Questi erano i sentimenti. La prima guerra è la prima guerra anche da questo punto di vista, covi dei sentimenti che durano 4 anni, 5 anni. E all'inizio questi organismi internazionali che nascono dalla guerra, ne vengono esclusi gli uomini di scienza tedeschi e coloro che avevano perso la guerra. Dicevo, le colombe, i falchi, i francesi, le colombe sono soprattutto gli anglosassoni, gli americani. A loro, scusate come mi esprimo, non gliene fregava molto, ma sì, falli entrare, eccetera, eccetera. A loro quello che interessava era la gestione del nuovo ordine mondiale e si trattava di capitalizzare quello che era stato ottenuto in guerra. E la gestione del nuovo ordine mondiale poteva benissimo sopportare che qualche tedesco entrasse negli organismi internazionali, ma sì, falli entrare. Questo, scusa, in parte anche è quello che successe col premio Nobel a Haber nel 19 o nel 18, certo. che molti percepirono come uno scandalo, certo. No? Uno scienziato che era stato enormemente coinvolto nella prima guerra. Questo, l'ultima battuta, per questo ci tenevo a dirlo perché non so se sono stato confuso. Una delle questioni che mi è stata fatta, ma allora gli uomini di scienza nella prima guerra mondiale si sono venduti al militarismo, hanno venduto la propria scienza, e la scienza che sarebbe per la pace questi l'hanno usata per fare la guerra. La risposta è sì, ma perché la coscienza dello scienziato ha cominciato a formarsi adesso, si comincia a formare adesso. Non possiamo leggere le loro azioni con la sensibilità che noi abbiamo accumulato grazie alle tragedie accumulatesi in 100 anni. Non li puoi interpretare grazie alla tua attuale sensibilità. E questi, è vero, hanno costruito le armi chimiche. Dice, nessuno si è chiesto, tranne pochissime eccezioni, ma è l'inizio della storia che, sempre per con metafora, porta poi a Gauche. Ecco, io così l'ho detto. Bene.